Ciao, benvenuti ad un'edizione breve e limitata di Weird Tales, alias storie criptiche e misteriose. Questi limitati e brevi episodi vi racconterò in ordine cronologico una serie di fatti strani, criptici, insoliti e surreali che mi sono capitati. È d'obbligo fare una premessa dicendo che io non consumo superalcolici, sono astemio, non fumo né tabacco né robe strane, non faccio uso di sostanze stupefacenti. Mi reputo una persona razionale e pragmatica, scettica, la classica persona che se non vede non crede, per dirla alla San Tommaso. Ho avvistato 3 fantasmi e 2 UFO. In queste 5 puntate vi sintetizzerò le vicende in dettaglio. A voi queste narrazioni appariranno non reali e non misurabili, ma per me sono stati eventi reali e misurabili. Il perché lo conoscerete alla fine di ogni puntata. Siete liberi di ritenermi un testimone attendibile o meno. A me di cosa pensate non frega niente. Non vi sto vendendo niente, essendo il file in copyleft. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Storie strane e misteriose. Questa puntata vi racconto lo strano e criptico ed enigmatico avvistamento di un'entità presso la strada provinciale 214, nei pressi del sacro eremo di Camaldoli ad Arezzo. Per farla corta e breve, il 1 ottobre 2016 alle ore 12:31 ero a camminare nel bosco, nei pressi di Fonte Ceccona. Un posto bellissimo, in mezzo alla natura. Avevo appena finito di scattare una fotografia con il mio cellulare NGM Voyager quando mi sono voltato per tornare sui miei passi verso l'eremo di Camaldoli. Avevo parcheggiato l'auto, infatti, proprio sul piazzale. All'improvviso, a 30 metri oppure 50 metri dal mio punto dove ero, è comparso dal niente un'entità antropomorfa di colore nero e rosso, con un casco rosso e nero ed una visiera nera. Sembrava un po' un motociclista, con una tuta di pelle e colore nero e strisce rosse. Ho provato a ricostruire con GIMP quello che mi ricordo di aver visto. La tuta non era proprio esattamente simile a quella che vedete, tuttavia l'assortimento di colori rende piuttosto bene l'idea nel suo complesso. Non ricordo di aver visto loghi o brand tipici di caschi o tute, e più o meno poteva sembrare la tuta di un motociclista. Ricordo però che ebbe l'impressione che l'entità antropomorfa fosse bassa, non più di 1,5 metri d'altezza. Inoltre la visiera del casco era completamente nera, aveva dei guanti neri ai polsi e ricordo che aveva come una sorta di bracciali di metallo sul genere delle tute spaziali della NASA ai polsi. Altra cosa insolita è che la figura era eccezionalmente magra e snella, forse un po' troppo magra per essere quasi, diciamo, una persona umana. Questo lo ricordo perché la tuta era molto molto attillata. Quando l'ho visto, sinceramente mi sono chiesto cosa ci faceva un motociclista a camminare in mezzo al bosco, e poi non capivo come mai, da dove fosse arrivato. La figura antropomorfa ha fatto letteralmente 2 passi nel bosco, ma proprio 2, no? 2 passi letterariamente, proprio 1 e 2. Sembrava intenzionata a scendere dal costone per imboccare il sentiero. Il guaio è che poi l'entità è scomparsa letteralmente dietro all'albero che vi sto indicando. Io ero incredulo, non credevo proprio ai miei occhi. Mi sono fermato subito, mi sono guardato attorno per un po' di tempo per cercare di capire o riavvistare l'entità, ma non ho visto più nessuno sul momento. La foresta era silenziosa, forse un po' troppo silenziosa. Di solito camminando in foresta si sentono rumori di insetti, api, vespe,
nonché fischi e gracchiate di ghiandaie che poi zittiscono man mano che si cammina in silenzio nella foresta. Dice: ricordo che in quel contesto specifico la foresta era straordinariamente silenziosa. Non c'erano api, non c'era un gracchiare di ghiandaie, non si sentiva volare una mosca. A parte l'acqua, diciamo, dei ruscelli che praticamente sgorgava e, diciamo, scendeva a valle. Dopo un po' di tempo, che sono rimasto fermo sul sentiero a guardarmi intorno, senza stare a cavare un ragno dal buco, ho poi alla fine deciso di tornare a camminare, dato che il viottolo appunto passava a due passi dal luogo dell'avvistamento. Ho fatto la foto al luogo, che è questa qua, ed erano le 12.38 del 1 ottobre del 2016, quindi praticamente tra le 12.38 e le 12.31 ho avvistato, anzi tra le 12.31 e le 12.38 ho avvistato praticamente questa strana entità. Cos'altro vi posso dire? Beh, non è mica finita qui la storia. Contestualmente poi mi sono arrampicato sul costone in cerca di tracce o di impronte per avvalorare l'avvistamento, ma sinceramente non ho trovato in terra nessun tipo di impronta. Il terreno era anche un po' piuttosto morbido e umido e friabile sotto il mio peso, però io non ho visto, diciamo, tracce in terra. Più incuriosito che spaventato, avevo con me un bastone ed un coltellino svizzero in tasca. Non avendo più osservato la strana entità, ho ripreso a camminare senza cercare di dare troppo peso alla cosa che mi era capitata. Vi confesso che rimuginavo nella testa se quello che avevo visto era un fantasma, oppure un'immagine olografica, oppure un alieno in ricognizione nella foresta casentinese. Mentre camminavo sulla strada provinciale 214 in direzione dell'eremo di Camaldoli, dopo circa una decina di minuti, forse un quarto d'ora o anche meno, esattamente in questo punto ho rivisto l'entità vestita da motociclista. Era esattamente nel punto che vi sto indicando con la X. La figura era immobile, sembrava essere incuriosito da una grossa pozzanghera che c'era nella foresta, da cui colava acqua in modo copioso in un ampio rigagno, anzi i rigagni erano diversi e numerosi. L'entità è rimasta visibile per un secondo e mezzo circa, questo lo ricordo perché questa volta, secondo avvistamento, ho avuto la prontezza d'animo di enumerare per 1000, ossia 1000, 1001, e prima di raggiungere 1002 la figura è letteralmente scomparsa nel niente sotto i miei occhi. Questa volta non mi sono avventurato in cerca di tracce perché stava facendosi tardi, avevo fame, volevo andare a pranzare. Poi, essendo il fuoristrada molto bagnato e fangoso, non mi volevo insaccherare le scarpe. Ero solo e nessun altro può avallare questa mia storia strana, in cui, ad essere sincero, non so nemmeno io se ci credo veramente fino in fondo. Non so se si tratta di un fantasma di un motociclista morto in un incidente sulla strada provinciale 214, oppure se era un ologramma tridimensionale, oppure un alieno in ricognizione nelle foreste casentinesi. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao!